Il castello di Pia venne edificato prima del 1154, come attesta la bolla papale di Papa Anastasio. Attualmente il castello è residenza privata e sede prestigiosa di un museo d'arte antica. Nel 1793 Orsola, l'ultima discendente dei Roero, andò sposa al marchese Giuseppe Faussone di Clavesana, ma la giovane morì di parto con la bimba. Una romantica leggenda aleggia intorno al castello di Pia. Una leggiadra fanciulla parrebbe aggirarsi di notte nelle sale del maniero, la dama bianca smaniosa di ritrovare i cari luoghi della sua pur breve esistenza terrena. L'attuale proprietario, tempo fa, scattando una foto al castello, notò sul balcone la presenza di una sagoma umana che pare essere una bimba. Naturalmente, nel castello, al momento dello scatto, non era presente nessuno. Nel corso dell'indagine è stata condotta una seduta di metavisione. Sono state ottenute due immagini, un uomo con la barba ed un volto femminile. Forse Orsola? Difficile dirlo a distanza di secoli. Orsola infatti pare sia morta nel 1793 e purtroppo non esistono quadri che la ritraggono se non un antico disegno ritrovato anni fa nel castello in circostanze misteriose. Durante l'indagine sono state effettuate diverse sessioni EVP. L'interazione ottenuta tramite il rilevatore di vibrazioni ha evidenziato più volte la presenza di una bambina che asserisce di essere la figlia di Orsola e di essere morta nel castello. Sei un uomo? Sei una donna? Sei un bambino? Sei una bambina? Ripeto. Ripeto. Sei una bambina? Ok. Hai vissuto il castello? Sei morta nel castello? Sì. Se sei stata tu a far suonare l'apparecchio, puoi farlo suonare di nuovo? Cos'è stato? Un rumore sopra? Sì. Avete sentito anche sì, voi? Sì. Come un colpo. Abbiamo sentito tutti quanti un colpo sopra. C'è stato qualcuno che l'ha fatto questo colpo? Ancora? L'avete sentito? Sì.